All'incirca nel 1909, Robert Millikan fece diversi esperimenti per mostrare che la carica si presenta in unità naturali. Sulla traccia di altri risultati, voleva provare che la carica è granulare e che i grani hanno tutti la stessa grandezza. Non voglio dire lo stesso volume o la stessa massa, ma la stessa grandezza di carica elettrica, come la si misura mediante forze elettriche. Se, per esempio, abbiamo un grano di carica, che non è un punto naturalmente, in una data situazione elettrica, agirà su di esso una certa forza. Se abbiamo un altro grano, identico, si avrà la stessa forza. Se ci sono due grani su, diciamo, un piccolo oggetto messo nella stessa situazione elettrica, la forza sarà due volte più grande. Con tre grani sull'oggetto, la forza sarebbe tre volte più grande. Uno, due, tre. Con questo tipo di prove possiamo dire se la carica appare in unità naturali. In questo film, il dottor Alfred Redfield eseguirà un esperimento simile a quello di Millikan con questo apparecchio. Su queste spesse lastre metalliche, egli porterà delle cariche da una batteria connessa a questi fili. Vedrete tra un po' la batteria e il commutatore. Una carica positiva su di una lastra, negativa sull'altra o talvolta al contrario. Ciò produrrà forze elettriche qui, fra le lastre, su ogni corpuscolo carico, su ogni granellino di carica che metteremo fra le lastre. Dovrà essere un oggetto molto piccolo a portare i grani di carica, perché vogliamo misurare la forza sulla più piccola quantità di carica che esiste al mondo. Dovremo servirci di oggetti così piccoli che sarà necessario un microscopio per vederli. Introdurremo la particella fra le lastre e la osserveremo al microscopio, illuminandola con una luce che arriverà di lato. Questo microscopio andrebbe bene, ma nel film ne useremo uno un po' migliore, per essere certi di vedere bene. Useremo, come particelle che porteranno la carica nello spazio fra le lastre, delle minuscole sferette di plastica che spruzzeremo in aria sopra questo tubo di vetro, in modo che scendano nell'aria attraverso il tubo e per un foro nel fondo del tubo fino allo spazio qui fra le lastre. Il tubo ha un foro nel fondo, come vedete, sicché scendendo per il tubo alcune particelle passeranno per il foro in questo spazio. Il fondo del tubo è di metallo. Quando è al suo posto, esso completa la lastra metallica superiore. Arriva esattamente in piano, in modo che si possa ottenere una situazione elettrica ben definita, con cariche sulla lastra di sopra e cariche sulla lastra di sotto, che esercitano forze su quei pochi grani di carica che ci sono sulla sferetta che è entrata in quello spazio passando attraverso il foro. Ecco qui Redfield col suo apparecchio. A destra si vedono il microscopio e la cinepresa. In fondo, a sinistra, c'è la sorgente della luce che si vede tra le lastre. Eccole, le spesse lastre metalliche, connesse con i fili alle batterie. Le quattro batterie in basso. Con quella manopola, Redfield può inserirne un qualunque numero, da 1 a 4. Con questo commutatore può connettere le batterie alle lastre. Quando il commutatore è nella posizione superiore, un capo della batteria è connesso ad una lastra, l'altro all'altra. Quando è nella posizione inferiore, il collegamento è invertito. E nella posizione centrale, la batteria è esclusa. Le lastre sono collegate tra loro e così non c'è forza elettrica su una particella nel mezzo. Ora Redfield passa un filo attraverso il foro nello spazio fra le lastre per mettere a fuoco il microscopio. Ora l'ha quasi messo a fuoco. Ecco fatto.
Usando una scala graduata, Redfield guarda quanto è grande il campo visibile nel microscopio. Quei segni distano un millimetro. Redfield metterà le sferette nello spazio fra le lastre. Le prende da una sospensione in acqua su uno spazzolino da denti. Sferette di diverse dimensioni. Vedremo come si comporta. Le spruzza in aria sopra il tubo di vetro e alcune scenderanno nel tubo per il foro fino allo spazio fra le lastre. Eccole che arrivano. Cadono giù a velocità costante, tirate dalla gravità. Ora Redfield mette un po' di carica sulle lastre. Alcune delle particelle sono cariche, vedete che sono tirate in su dalla forza elettrica. Vi mostriamo la manopola del commutatore sullo schermo a sinistra, perché possiate vedere se e come sono cariche le lastre. Se togliamo la carica, tutte le particelle cadono. Invertiamola, alcune cadono e alcune salgono. Ma non sono le stesse di prima. Di nuovo. Vedete che ci sono due gruppi di particelle con carica opposta, sicché quando una sale, l'altra è spinta in giù, e quando la prima è lanciata in giù, l'altra è tirata in su. Osserverete che ogni volta ciascuna particella si muove con una sua velocità costante. Guardiamo di nuovo le particelle mentre arrivano tirate in giù dalla sola gravità. Tirate giù dalla gravità, le sferette accelerano. E poi, mentre accelerano, la resistenza dell'aria aumenta rapidamente, fino ad esercitare una forza uguale ed opposta a quella esercitata dalla gravità. Quando le due forze sono uguali, le particelle si muovono uniformemente. Tutto questo processo di accelerazione ha luogo così rapidamente che voi forse non l'avrete neanche notato. Anche quando Redfield metteva e toglieva il campo elettrico. Avrete però notato che le velocità erano costanti ed erano diverse per diverse particelle. Queste differenze nascevano dal fatto che le particelle erano diverse di tipo, di grandezza, di massa e forse anche di carica. Possiamo evitare parte delle differenze ed avere un comportamento uniforme usando particelle di dimensioni e di massa costanti. Disponendo di particelle tutte uguali, ogni differenza di comportamento che rimane deriva solo dal fatto che c'è un diverso numero di grani di carica sulle particelle. Prenderemo perciò particelle uniformi, sferette uguali di plastica, di 1,8 micron di diametro, cioè 1,8 per 10 alla meno 6 metri, e 2,8 per 10 a meno 14 newton di peso. Sono sferette fatte per la microscopia elettronica. Ecco una fotografia di alcune sferette fatta col microscopio elettronico. Ed ecco alcune delle sferette che cadono per effetto della gravità. Vedete che scendono tutte alla stessa velocità. Ora Redfield cercherà di equilibrarle mettendo la giusta quantità di carica sulle lastre. Ne ha messa un po' troppa e perciò vanno in su. Ora ha diminuito il numero delle batterie. Ecco che le ha quasi equilibrate. Si possono ora vedere due sferette. Ma Redfield terrà a fuoco solo quella a destra, perché il moto browniano finirà per separarle. Ora noi vogliamo tenerle in equilibrio e sapere come ce le teniamo. Perciò Redfield segna la posizione della manopola in modo da poterla ritrovare esattamente. La posizione corrisponde quasi esattamente a tre batterie inserite. Con tre batterie collegate alle lastre, la sfera è in equilibrio. Chiameremo questa quantità di carica sulle lastre carica di equilibrio. Sappiamo così che con la carica di equilibrio sulle lastre, una sfera che porti la quantità di carica di questa sarà in equilibrio.
togliendo la carica dalle lastre, eliminando la forza elettrica, possiamo far cadere la sfera. Eccola che scende. Mettendo la carica di equilibrio, possiamo fermarla. Essa è in equilibrio in tutto il campo visuale del microscopio. Per poter lavorare con questa sfera, dobbiamo però riuscire a tirarla su. Perciò Redfield aggiunge ora altre batterie. Queste normalmente non sono connesse. Quando la manopola del commutatore è nella posizione più alta, così, le batterie addizionali sono inserite, sulle lastre c'è più carica e la sfera è tirata in su. Niente carica sulle lastre, cade. Carica di equilibrio sta ferma. Carica addizionale va in su. Con questa tecnica possiamo mantenere la particella nel campo del microscopio durante l'esperimento. L'esperimento simile a quello di Millikan che faremo fra un po' e nel quale cambieremo la carica sulla sfera. Vediamo un po' come possiamo misurare la carica aggiunta o sottratta quando cambiamo la carica sulla sferetta. Ora la sferetta è in equilibrio. Questo vuol dire che la forza elettrica diretta in su è esattamente uguale, sebbene diverso o contrario, alla forza gravitazionale diretta in giù. Così. Forza elettrica e forza gravitazionale. Quando cambiamo la carica sulla sferetta, ci sarà una forza elettrica addizionale. Questa è la forza che fa muovere la sferetta in su o in giù. Per esempio, se aumentiamo la carica, la forza elettrica aumenta. E aumenta in proporzione alla carica aggiunta. È questa forza addizionale che chiameremo forza efficace. Ricordatevi che si tratta della forza elettrica addizionale. In questo caso è diretta in su. Sotto l'azione di questa forza, la sferetta accelererà, arrivando a una velocità costante, quando la resistenza dell'aria farà equilibrio spingendo in senso opposto. Questa velocità costante acquistata dalla sferetta è una misura della forza addizionale efficace. Sappiamo che per sfere come questa, la forza risultante efficace produce una velocità del moto che è proporzionale alla forza stessa. Lo sappiamo già, ma la prima cosa che Redfield farà è una verifica di questo. La verifica si fa lasciando prima cadere la sfera liberamente, senza forze elettriche agenti. Allora la sfera è soggetta alla sola forza di gravità e si può misurarne la velocità. Poi, per avere una seconda forza nota, in modo da verificare la proporzionalità della velocità alla forza, Redfield userà questa forza elettrica, quella che tiene la sfera in equilibrio. Farà in questo modo. Sulla sferetta c'è già la forza gravitazionale e lui non può toglierla. Allora prende la forza elettrica che tiene sulla sfera e la rovescia, in modo da sommarla alla forza di gravità. Prende dunque proprio la forza elettrica equilibratrice e la inverte. Ricordate, la inverte per mezzo del commutatore. I contatti col positivo della batteria e col negativo sono invertiti, in modo che tutto il sistema elettrico risulti allora rovesciato e la forza elettrica spinga in giù. In questo modo, prima avevamo una certa forza, e ora una esattamente doppia. Possiamo ora vedere che la velocità con la forza 1 è esattamente metà di quella con la forza 2. Ecco la sfera in equilibrio. Redfield misurerà ora con che velocità essa cade per gravità. Per misurare la velocità avrà bisogno di un reticolo e di un orologio. Il reticolo che vedete è lo stesso che vede lui. L'orologio batte intervalli di un secondo, che riporteremo sulla colonna sonora perché possiate udirli. Ora la farà scendere per 5 secondi. ...23 divisioni del reticolo
in 5 secondi. Redfield ripeterà ora la prova per permetterci un'altra misura della velocità. Quasi come prima. Ora, per verificare che la forza è proporzionale alla velocità, occorre raddoppiare la forza. E vedremo se la velocità si raddoppia. Redfield porta la sfera in alto e la tiene ferma con la forza elettrica di equilibrio. Inverte la forza. Con forza doppia in 5 secondi. È quasi esattamente il doppio. Potete già vedere che velocità e forza sono proporzionali. Di nuovo. Ne ha fatti ancora 48. Dunque la velocità raddoppia quando la forza raddoppia. Avremo bisogno di questo risultato, perché useremo la velocità come misura della forza, dal momento che sappiamo che sono proporzionali. Ora siamo pronti per il vero esperimento. Con questo tubo a raggi X, Redfield cambierà la carica sulla sferetta. Per proteggersi, mette intorno al tubo uno schermo, con un'apertura che permette ai raggi X di andare giusto fra le lastre. Se i raggi cambiano la carica sulla sfera, la carica aggiunta cambierà la forza, alterando l'equilibrio. E dalla velocità con cui si muove, possiamo scoprire di quanto la carica è cambiata. Ecco la sfera in equilibrio. Ora applichiamo raggi X per cambiare la carica. Si muove. La carica sulla sferetta deve essere cambiata, mentre la carica sulle lastre che la tira in su è sempre la stessa, la vecchia carica di equilibrio. Ora la fa scendere, in modo da poter misurare la carica aggiunta dalla velocità con cui risalirà. Dodici divisioni nei soliti 5 secondi. La carica aggiunta è tale che, con la stessa carica di equilibrio sulle lastre, la forza addizionale la fa salire di 12 divisioni in 5 secondi. Ora cerchiamo di cambiare di nuovo la carica. Forse la carica è cambiata e Redfield lascia cadere giù la sfera per misurare poi la nuova carica. Sembra che la carica sia cambiata, 22 divisioni in 5 secondi questa volta. La carica è maggiore. Proviamo a cambiare di nuovo e credo che sia andata bene. Sembra che salga più svelta. Mi sembra che la carica sia ancora aumentata. La misuriamo tirandola su dal basso, sempre con la carica di equilibrio sulle lastre. Questa volta c'era molta più carica. Proviamo a cambiare ancora. Non sono sicuro che ci sia riuscito. Sì, sembra che vada più piano. Credo che questa volta gli abbia tolto un po' di carica. Quando sarà scesa giù, potremo dire quanta carica c'è rimasta. Differenza di carica dall'equilibrio. Ce n'è ancora molta. Ora proverà a cambiare di nuovo. Va molto piano. Credo che la carica sia diminuita. Dato che saliva ancora, la carica deve ancora essere di più di quella d'equilibrio.
13. Gliene ha tolta un bel po'. Proviamo a cambiare ancora. Credo che stavolta non ci sia riuscito. È sembrato che accelerasse, poi rallentasse di nuovo. Può darsi che la carica sia aumentata e poi diminuita di nuovo, perché ha applicato i raggi X troppo a lungo. Circa 11. Credo che la carica sia la stessa di prima. L'abbiamo solo misurata un'altra volta. Proviamo a cambiare ancora una volta. Questa volta scende, avete visto? La carica è diminuita ancora e si può tenerla su e sollevarla solo con le batterie addizionali. Perciò questa volta dovrà lasciarla scendere perché c'è meno carica che all'equilibrio. E ora vedremo quanta ne manca. Verso il basso. Cioè la forza elettrica addizionale ha il senso contrario. La carica è tanto diminuita che ora la forza efficace spinge in giù di 12. Ora Redfield continua a cambiare con i raggi X la carica sulla sferetta e a misurare la forza. Ma possiamo prevedere che a un certo punto la perderà. Per ora la sferetta c'è ancora, ma qualcosa è cambiato. Vedete che anche con le batterie addizionali non riesce a tenerla su. Cade sempre, qualunque cosa gli faccia. Anche invertire il campo non serve. C'è solo la gravità che la tira giù, perché sulla sferetta non c'è più carica. Così l'esperimento è finito. Ed ecco i numeri, tutte le misure fatte. Guardandoli attentamente, potete vedere che non sono numeri distribuiti a caso. Cadono in gruppi. Un gruppo intorno a 11 e 12, uno intorno al doppio, 22 e 23, uno intorno al triplo, 34. Facciamo perciò un tentativo. Supponiamo che siano tutti vicini a multipli interi di, diciamo, 11,8. Facciamo un grafico, riportando tutti i dati in ordine crescente e confrontandoli con queste rette distanti di 11,8 tra loro. Una, due, tre volte 11,8. A sinistra vedete quello verso il basso, un po' più grande di 11,8. Un po' a destra, un punto di equilibrio. Una volta si è trovata la stessa carica con cui eravamo partiti. A destra c'è un gruppo attorno a 11,8 verso l'alto. Il gruppo seguente è circa al doppio. Poi il triplo, eccetera. Vedete dunque che la carica che è andata e venuta dalla sferetta è sempre cambiata secondo un'unità naturale. Una unità, due, quattro, tre, eccetera. Non si è mai trovata una velocità così, qualcosa tra 11,8 e 0, mai altro che multipli interi di un'unità naturale di carica. Ma quale era la carica sulla sferetta quando questa stava in equilibrio? Era anch'essa un multiplo della nostra unità fondamentale di carica? Per vederlo, guardate questa misura, quella della velocità di caduta della sferetta con la sola gravità. Come vedete qui, la forza elettrica dovuta alla carica di equilibrio compensa esattamente la gravità, per cui la velocità di caduta con la sola gravità è una misura di questa forza elettrica e perciò della carica sulla sferetta. Dunque, queste misure, che danno la carica mediante la velocità di caduta, 23 o 24, mostrano che c'erano due unità naturali di carica sulla sfera. Quando abbiamo cominciato con la sferetta in equilibrio, su di essa c'erano due unità di carica. Da questi esperimenti dobbiamo ricavare due informazioni, alcuni definiti risultati numerici e una conclusione generale.
Osserviamo questi risultati numerici per primi. Mettendo delle cariche su queste lastre che distano quasi esattamente 3,1 mm fra di loro, abbiamo equilibrato una delle nostre sferette fra le due lastre, una sfera con due cariche elementari. Abbiamo caricato le due lastre con queste batterie e la manopola indica che erano inserite tre batterie. In effetti, avremmo anche potuto usare tre batterie connesse in serie, collegate alle lastre. Si poteva così verificare che le tre batterie possono tenere in equilibrio una sferetta con sopra due cariche elementari. La sfera pesa 2,8 x 10 alla meno 14 newton. Dunque la forza elettrica deve avere questo valore su due cariche elementari. La forza elettrica delle tre batterie che caricano le lastre è perciò 1,4 x 10 alla meno 14 newton su ogni carica elementare fra le due lastre. I risultati numerici ci saranno utili in seguito. Ma ben più importante è la conclusione generale. Da questa serie di esperimenti, nei quali abbiamo messo e tolto cariche dalla sferetta con i raggi X, ciò che abbiamo ricavato è che ci sono unità elementari di carica, che la natura fornisce grani di carica tutti della stessa grandezza. Sicché, misurando le forze, vediamo sempre uno o due o tre di questi grani o un qualche altro numero intero. Questa è la conclusione veramente importante, che esiste un'unità naturale di carica di cui tutte le cariche sono composte.